E buongiorno agli ascoltatori di Radio Lombardia, buongiorno al nostro ospite, veramente mi fa molto piacere avere con noi Ezio Bosso. Ezio, buongiorno, ben trovato a Radio Lombardia. Buongiorno a tutti, a chi è a casa, chi è qua, chi è là, dietro lo specchio, dietro il vetro. Chi è là sono in regia e sono, come dire, gli accompagnatori di Ezio. Partiamo, prima di parlare del tuo album, parliamo di quello che, come dire, farai tra poco. Come dire, se sulla piazza milanese lo sarai proprio il prossimo fine settimana, domenica 31 marzo, al Conservatorio di Milano, Sala Verdi, c'è lo Stradivari Festival Chamber Orchestra, appunto Ezio Bosso direttore, Anna Tifo violino, Enrico Dindo violoncello, Antonio Chen Guanga al pianoforte. Allora, parto da qua. La tua vera passione, insomma, ho letto un po' anche la tua biografia. Tu sei pianista per caso, ti definisci, no? All'occorrenza, All'occorrenza. sì. Però, insomma, la tua vera anima è quella del direttore d'orchestra. No, anche il mio lavoro è quello del direttore, e poi un direttore deve saper suonare il pianoforte, è molto semplice. E nel momento in cui occorreva, cioè, mi sono sempre messo, sporcato le mani, l'ho sempre fatto, ho sempre detto bisogna sporcarsi le mani, mettere la faccia. E allora, nel momento invece in cui il pianoforte era il mio sostegno, mi sono dedicato un po' di più al pianoforte. Sai, la visione che abbiamo è sempre quella di un'immagine, no? Quindi vedere un uomo al pianoforte diventa pianista. Ma anche sempre, ogni volta che faccio dei concerti al pianoforte ne ho fatti tanti nella vita, non è che non ne ho mai fatti. Ho sempre iniziato il concerto scusandomi con i pianisti in sala. Quindi, cioè dico, guardate, scusate, non è che adesso me la voglio tirare, cioè, abbiate pazienza. Il pianoforte è un fratello, è una parte fondamentale della mia vita da sempre, però il mio lavoro è quello del direttore. Il lavoro, sai, proprio nel senso più nobile del termine, Sì, quello a quello che artigianale, anche sono. artigianale, fatto Ah, quello dell'esistenza. quell'esistenza. L'esistenza è un lavoro, cioè lavoro vuol dire in realtà il lavoro, no? È proprio il fare quotidiano, non è soltanto lo stipendio. No, non è una questione. C'è una deformazione molto milanese. Sì, beh, insomma, sai come. In Piemonte dicono i travetti, quelli che lavorano avanti e indietro, però il lavoro è una definizione di una persona. In qualche modo noi siamo anche la passione che mettiamo in quello che facciamo. Tra l'altro, hai fatto questo disco che si intitola The Roots, il tuo ultimo lavoro, un disco, come dire, proprio di classica, però sono andato a vedermi un po' i pezzi, come dire, sono proprio le tue radici? O come dire, sono le radici anche nostre in generale? Perché. Tante radici, cioè, più che, sai che non mi piace chiamare dischi, li chiamo Album, album, hai ragione. perché sono più album di fotografie, e negli album di fotografie ne manca sempre qualcuno. Cioè, è una riflessione, no? È un percorso dove, in questo caso, attraverso questo brano grande a cui tengo tanto, che ci ho messo tanti anni a scrivere, perché per me scrivere è diventata la parte più faticosa della mia esistenza. Io non ho mai scritto così, sempre scritto su delle riflessioni. Allora studio cosa sono le radici umane, le radici religiose, le radici degli alberi, e da queste radici si costruisce un brano come la sonata che determina poi il percorso. Diciamo, quello è il piatto principale. Stai parlando con un ignorante, io ti guardo con ammirazione e ti ascolto con attenzione, perché ammetto la mia ignoranza, nel senso che il mio afflato verso la classica era soprattutto derivata dalle mie, come dire, conoscenze pop rock, cioè se ascoltavo Stramischi perché ero passato da Frank Zappa, per Sì, intenderci, ho fatto il beh, ma percorso inverso. esattamente, no, la prima tra di noi, te lo dicevo, le caratteristiche del rock sono molto simili a quelle della musica cosiddetta impropriamente classica, perché il concerto che devo fare 31 è Beethoven, che se gli davi del classico ti tirava le cannonate, cioè lui era il passato remoto, il futuro, cioè aveva già superato il romanticismo. Quindi, sai, la definizione è semplicemente per dare un mondo, è un po' come dire, l'heavy metal, non c'è un heavy metal, cioè, l'heavy metal a me fa.
fa ridere nel senso più bello del termine, nel senso che a ogni, cioè, da quello sinfonico, da camera, folk, a pop, layer metal, c'è anche il metal trash, cattolico, se non c'è, sbaglio, c'è Christian metal, Christian metal, sì. Cioè, difatti è come se fosse un mondo a parte, cioè, è una definizione di un mondo, diciamo, che dove la musica è principalmente, interamente scritta. Ma come se uno pensa alle grandi rock band della storia, gli Who, ma dagli Stones stessi, è un altro modo di scrivere, una scrittura in studio, noi scriviamo, i nostri padri scrivevano tutto su carta e matita. Dopodiché si crede in ogni nota, le regole sono quelle che, anzi, la lotta dei grandi musicisti di Beethoven, in modo particolare, era proprio quella di non inseguire le mode, ma anzi superarle, schiacciarle, non fare il commercio. Quello è un problema più invece del cosiddetto pop, no? Che ha bisogno di dare garanzie. Invece la musica rock, la musica classica hanno anche questa caratteristica, dove sono tante le cose che la accomunano, anche la passione, il dolore fisico che sei disposto ad avere pur di fare. Poi ci sono grandi stelle del pop che sono Michael Jackson, dice, vanno rispettati sempre tutti, devo presentare delle assonanze, appunto, questo non fermarsi. E Beethoven è proprio uno degli esempi, anzi lui si arrabbiava in maniera profonda di queste, no, bisogna far così, la correttezza, penso che l'hanno chiamato, cioè è punk, l'hanno chiamato corruttore della musica, perché lui metteva i sentimenti umani dentro, era vietato. Esattamente, se ci pensi al punk, no? Cioè, certo, è proprio, c'è stata una cosa di rottura. Sì, cioè lui decide, proprio lo dichiara, che i sentimenti umani sono ciò che crea la musica. E questo editto, che era un editto del tardo Settecento, che diceva che la musica non deve mai rappresentare i sentimenti umani, lui prende e manda quel paese. È l'opposto di quello che dovrebbe essere l'arte, insomma, esatto, come concetto. Da lì in poi cambierà la storia, forse questi pensieri hanno anche cambiato i movimenti giovanili, i movimenti rock, cioè il desiderio di pace, il desiderio di la musica politica esisteva già ai tempi di Pessoa. Quindi vedi che la storia della musica è una storia che riguarda gli uomini, le donne, le persone, e passa dalle idee al cuore, all'amore, a tutto. Ecco, siccome parlavamo prima del fatto, come dire, di quanto tu sia Moz dentro, no? Anche un po' fuori. Un po' fuori. Però non c'è il park oggi, quindi non l'avrei detto, no, così, c'è il ma fa caldo. E quindi, diciamo, un po' il tuo rapporto, mi dicevi, con gli Who e con Paul Weller, con il Jam. Cioè, beh, questo mondo qui, insomma, perché fa parte anche del mio background, cioè fossi capace, che non sono capace, qui ho quel buon gusto di evitare le cose di cui non sono in grado, probabilmente avrei messo anche un brano dei Jam, cioè, se non credo in questa operazione, perché appunto credo anche che la differenza sostanziale tra un brano di Bach o di Beethoven appartiene a tutti. E io già non so buono a cantare, ma se dovessi cantare un brano di Paul Weller lo rovinerei e basta. La differenza sostanziale è che la grandezza arriva anche dall'esecutore, nel caso del rock, dell'autoscrittura, sempre molto autoriferita. Invece la meraviglia, ed è per quello che a me fa bene della musica classica, è che ti trasfigura, ti trascende, tu non esisti, no? Dico sempre, è una frase che sto ripetendo molto ultimamente, perché noi non facciamo una partitura, non eseguiamo, noi siamo quella partitura. Insomma, che c'è una bella differenza. A proposito, facciamo una pausa, ascoltiamo proprio Jam con Paul Weller e poi torniamo a parlare del tuo, come dire, del tuo lavoro. E con noi Ezio Bosso questa mattina a Radio Lombardia. Ezio, allora, c'è questo appuntamento, tra l'altro oggi saranno in vendita i biglietti anche per le prove sono sabato 30 dalle 14 alle 22, proprio da oggi, da questo lunedì sono in vendita i biglietti. E l'appuntamento, poi il concerto, lo dicevamo, è per domenica 31 marzo
alle 18, alle 20, Conservatorio di Milano, Sala Verdi. Come dire, so che sei molto legato allo Stradivari Festival Chamber Orchestra. C'è questo, come dire, rapporto anche con le città, sei molto legato a Cremona e volevo chiederti un po' il tuo rapporto, ad esempio, anche con Milano. No, in realtà sono più legato a Milano, all'orchestra e la mia orchestra, che è poi un'accezione doppia, siamo un gruppo basato con uno statuto preciso che mischia giovani a professionisti europei che vivono le prove come se fossero ci troviamo a studiare nello statuto, mangiamo insieme, stiamo insieme, si cura il suono, si cura anche persino il movimento fisico, no? Beethovenianamente parlando, proprio come ci si muove per avere un suono di un certo tipo, insomma, che fa ridere vedere uomini di 60 anni costretti a pratiche ormai inusuali, che in realtà erano pratiche ottocentesche, e ragazzi molto giovani. È un'orchestra, è il gruppo proprio, è come, visto che siamo in un luogo più di rock, pop rock, cioè. È una band, è un gruppo. Beh, però bello, infatti, noi approccio. Ci chiamiamo, io lo chiamo il gruppo, non lo chiamo l'orchestra, non riesco a chiamarlo l'orchestra, è un termine meraviglioso che vuol dire muoversi. L'orchestra vuol dire danza, cioè è buffo, perché vuol dire muoversi tutti insieme, proprio nello stesso, nell'apertura di un fiore, noi ci consideriamo un gruppo. Cremona è dove è nata, perché è nata per caso, è nata per un problema. Anche una strada. In realtà non ci abbiamo mai più suonato a Cremona, è divertente. Infatti l'orchestra adesso sta avendo un... E Milano, ci scherzo sempre, visto che mi devo invitare da solo, infatti faccio i concerti straordinari. A Milano? perché non mi invitano, devo andare io, per favore mi fate fare un concerto che mi manca a Milano, perché forse per me io a Milano ci vivrei, cioè adesso sono qua, passi l'altra scusa, allora poi vengo a fare l'intervista, cosa mi fa Milano? Non piacciono, mi ammazzeranno a Torino, sai che per il torinese è vietato, sì, lo so. Sarà che io ho lasciato Torino tanti anni fa, però proprio a me Milano piace, cioè se mi dessero un lavoro ci resterei, ogni tanto lo dico, non lo nego, proprio lo passo, dico, non possiamo venire a vivere a Milano. C'è proprio questo, questo approccio. Mi piace, ieri ero dei miei amici in trattoria e mi piace come anche è migliorato, come Milano è tornato a essere Milano, difatti dove, no? Mi piace tornare a essere a Milano, al di là della pulizia, delle cose, no, estetiche, vedere i palazzi che vedevi da bambino. Poi per me la prima volta tornare a Milano è stato traumatico, perché io a Milano avevo il dentista da piccolo. Qui a Milano era, i dentisti dei nostri anni erano terribili. Terrore, cioè, ero terrorizzato da Milano. Capisco. Si va a Milano, io capivo già cosa succedeva. Invece... poi quando proprio da quel concerto che feci a Dalverme, che mi tolsi la paura, come si dice, poi qua ho vissuto tante cose di giovinezza, di ogni lato, perché qua ho fatto parte, feci la mia prima audizione per l'orchestra giovanile europea, che avevo 16 anni, sono stato alle colonne di San Lorenzo come modo, ho fatto qualche danno, ho una relazione molto, molto forte con questa città, insomma. No, mi dispiace dire, perché uno dice vai a Milano, no, proprio quello, a me tra l'altro adesso mi prenderò mazzate dai torinesi, perché c'è questa, diciamo, sicuro, questione storica. Sicuro. E invece il rapporto che hai con Torino com'è? Perché anche Torino nel frattempo ha cercato di cambiare, ma mi sembra rimasta in mezzo al guado. Torino per me è un posto che a cui non sono mai appartenuto, se non... se vuoi Piazza Statuto, mi ha dato una parte di identità, e le vecchie piole, dove ancora adesso sto in disparte. Torino ha veramente troppe, ha una forbice bellissima, è una città bellissima, però per me anche molto dolorosa,
Infatti sono stato a novembre, finché avevo la famiglia, sono stato a novembre a fare un concerto e non ci sono ancora tornato. È una città che amo, però ovviamente sai, il Nemo profeta in patria, che è una cosa che a me non è, a Torino è un po' più pesante, un po' più, ci torno volentieri, ecco, non è una città, non so come dire, una città che ho sempre amato in maniera doppia, trovo molto bella perché ha, no, poi ha una luce bellissima in questo periodo, con questo zenith particolare, essendo fatta come una pianta romana, facilissima da, sì, invece di, Milano, al contrario di Milano, insomma, dove mi perdo per fare, non sei l'unico, il giro dell'isolato, esatto. Non ho ancora imparato a farlo, quello che è anche una bella scena musicale di tanti aspetti, però è una città dove non mi sono mai sentito al mio posto, o forse non tanto la città quanto la vita della città non mi ha mai fatto sentire al mio posto. Beh, da questo punto faccio una citazione, diciamo, famosa, anarchica: il mondo, la mia patria, per te forse. Sì. Ah sì, sì, poi insomma, da malatestiano, vero. Va bene. Sì, da un lato sì, dall'altro noi troviamo le radici, sono una delle cose belle delle radici è che le metti in giro, anche le lasci le radici. Allora, siamo in chiusura, ti faccio proprio un'ultima domanda e poi ricordiamo ancora l'appuntamento. Sì. Il tuo rapporto, ad esempio, hai citato tanto Beethoven, l'hai citato, ti ho visto con passione. L'altro, so che l'altro, uno dei tuoi tra virgolette amori, penso sia Bach, o sbaglio? Sai, Bach è il nonno, Beethoven è il papà. E, sì, Bach per me è quello con cui comincio, proprio la prima riflessione è Bach, anche perché è quello che ti dà le mazzate, hai studiato, hai fatto. C'è un modo di dire tra noi musicista che studia che Bach ti guarda. È proprio inquietante, tra l'altro. No, poi era anche uno simpatico. Poi l'associazione che io faccio adesso, questi concerti, vorrei, proprio per essere un'altra piccola svolta, è quella che ho voglia di raccontare alle persone cosa c'è intorno a quella musica di persone, e anche ridere, quanta gioia, quanto non solo quanta serietà. La serietà non è la seriosità. Allora il pensiero di non, quest'anno ho deciso che non faccio solo dei concerti, racconto le partiture prima e poi le suoniamo, però per fare questo di suonare ancora meglio, perché se no nel mondo della classica ti sparano in testa, cosa che mi hanno già fatto, cioè sono già stato gambizzato, proprio già tutto fatto, e con orgoglio, come mi ha insegnato papà Beethoven, nella musica ci si crede. Bene, io e te abbiamo in comune anche questa cosa della seriosità. Io distingo sempre tra, insomma, ci sono persone serie che non sono seriose, e spesso quelle seriose non sono serie. In generale, come penso che anche nell'approccio con la musica sia così. L'ironia è una cosa seria, se non ti prendi in giro diventi di una noia mortale. E soprattutto immagino in questo mondo, come dire, dove, diciamo, quello della classica, dove c'è, come tante volte, un approccio serioso, no? Ma è un po' generico, sai, ho notato che tutti vogliono andare un po', tanto come fai a essere oltre Beethoven? Puoi stare solo zitto e appunto applicarti, ma questo succede se ci pensi un po' ovunque, no? Quel voler essere, no, non solo rapper, ma anche, no, filosofo, ma sta buono, fa quel che deve, suona bene, studia 8 ore al giorno, poi ci rivediamo. Ecco, questo dello studio, un'altra cosa, proprio devo chiudere, però volevo farti anche questa domanda sulla necessità di studiare. Cioè, siamo in un mondo adesso in generale in cui c'è molta superficialità e si tende a studiare poco. Invece le lo studio è importante. Sono anche questo. Io sono stato il primo direttore, me la tiro un po' ogni tanto, me lo merito, ad aprire le prove tutte. Dalla prima, a vedere quanto studiare insieme, quanto lo studio personale, quello comune, faccia sbocciare la bellezza.
non bisogna averne paura, bisogna appunto studiare, non è una colpa, ma è una forma di leggerezza per me, perché ci libera da ogni pregiudizio, ci fa vedere le cose, no? Ci fa incuriosire, non dettare, no, una conoscenza, ma semplicemente aprire un'ignoranza e farci entrare poi dentro tante cose meravigliose. Io sono un po' romantico in questo, ma ci credo. Sei un po' socratico, questo più soso di non sapere. Sì, questa roba per me è una delle mie... Ma anche ancora di più nel imparare invece aristotelicamente attraverso lo studio a stessa radice stupirsi. Vabbè, vorrei chiedere altre cose, però veramente il tempo credo sia mi segna di concludere. Sono problemi vostri, no? Io sono tranquillo. Allora, ricordiamo, Ezio Bosso è in concerto a Milano al Conservatorio domenica 31, le prove invece sono sabato, perché le prove diventano anche un momento come di un concerto a parte in realtà. No, proprio venite perché ci divertiamo, poi posso fare molto più lo scemo che in concerto. E poi devo dire, Ezio Bosso, oltre che essere un direttore straordinario, un musicista straordinario, anche se lui dice che il piano lo suona per caso, per me è roba straordinaria, non so io. Perché io ci ho provato, come tutti quelli poi che non riescono fanno questo mestiere. Ezio Bosso, grazie Ezio, no, grazie veramente a voi, anche piacere. A me, perché poi ogni tanto parlare anche di altro può far bene, insomma. Fa bene, toglie, apre un po' di porte, sai che a me le porte piacciono aperte. Anche qui potremmo parlare dei Doors la prossima volta, se quel mondo lì, va bene. Grazie Ezio Bosso. Ciao, grazie.